I goblin. Microfono, avanti, vieni qua. Microfono, i goblin con profondo rosso, una specie di vostra sigla, no? È vero o no? Esatto. Sì. Voi fate la colonna sonora, le colonne sonore dei film di Dario Argento, esatto. Oltre ai vostri dischi, eccetera. Mm-hmm. Cioè, siete specializzati in questa musica dell'orrore. Che effetto fa suonare questa musica così aggressiva, così elettronica, così cattiva, diciamo, perché è una musica un po' cattiva, è vero o no? Beh, un effetto piacevolissimo. Chiaramente proviamo qualcosa, cioè ci piace. Diciamo anche che ci spaventa molto. Vi spaventa? Cioè? Beh, così delle volte uno degli incubi e magari viene in mente una canzone. Avete degli incubi? Poi magari no, l'incubo è il frutto anche della canzone. Ah. Anche dalle scene che vediamo, tante volte può succedere. Voglio dire una cosa, dato che nasce sempre, quasi sempre con delle immagini, in questo caso delle immagini di terrore, è chiaro che la musica abbia un certo, così, una certa influenza con noi stessi. È diciamo. Molto aggressiva, questa, molto elettronica, molto violenta. Ma a voi vi piace questo genere di musica, no? E Dario Argento vi sollecita, vi aiuta. Piace molto anche a Dario, per questo che ci chiama. Adesso vorremmo sentire da voi la colonna sonora del film Suspiria. Attualmente in circolazione, Suspiria. Vi avverto, avvertiamo gli ascoltatori che abbiamo detto prendiamo un caffè con noi così tanto siamo tra amici. Adesso gli diamo questa cosa bellissima, ma dico molto violenta, molto forte, molto cattiva, molto paurosa. Un amaro. È un amaro, ecco, chiamiamolo un amaro. Allora prendiamo un amaro, venite a prendere un amaro con i goblin. Andate dietro e mi raccomando, tenetevi forte, tenetevi stretti perché questi non scherzano, fanno una musica fortissima. Oh,
paura! Che paura, avete avuto paura?